Sussul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Danai e oggi torniamo con la Zodiac Challenge. Allora, manteniamo il gioco in pausa su questo bellissimo paesaggio innevato di Windenburg, perché praticamente io sono una povera... Beep! Cosa è successo? Ho registrato 2/3 episodi. Di 2-3 episodi mancava l'audio. L'audio è completamente corrotto, quindi niente ragazzi, non ho potuto pubblicarli perché chiaramente non erano godibili. Quindi eccomi qua, un bel po' di tempo avanti, non troppo per carità. Noi ci eravamo lasciati con la richiesta, con la proposta di nozze da parte di Zach a Dalia. E oggi praticamente siamo al giorno delle nozze, solo che il giorno delle nozze, avendo come limite dalla Lega si stessa, dalla challenge, che Zach doveva raggiungere l'età adulta prima di sposarsi, sono state fatte qualche giorno simmico dopo, diversi giorni simmici dopo. In questo frattempo cos'è accaduto? Allora, i bambini sono cresciuti e questo mi sembra fosse... Non ricordo se erano già cresciuti nel video fatto. Vabbè, comunque i bambini sono cresciuti, vanno a scuola, tutti meravigliosi, ma credo di averveli mostrati. Non solo, Dalia in tutto ciò è rimasta incinta, un bambino che però questa volta è stato voluto, quindi una gravidanza ricercata dai due, che volevano incrementare la famiglia, volevano un figlio loro, e quindi niente, loro hanno questo bimbo che è nato, si chiama Greg, è appena cresciuto, è diventato un toddler. In tutto ciò Zach aveva deciso di parlare con Yasmin, quindi ha parlato con Yasmin, l'ha affrontata e gli ha chiesto perdono per averla tradita, per come si era comportato. Riflettendo ora che è cresciuto e maturato, ha capito di non essersi comportato bene con lei, gli ha detto che non è riuscito a comprendere anche i suoi bisogni, il fatto che anche per lei fosse una situazione difficile, che lui era troppo giovane, troppo scemo, diciamo così, superficiale per poter capire davvero che anche per lei era estremamente difficile. Lui si era concentrato solamente su ciò che era il suo malessere, il suo disagio, ma di questo si è scusato perché adesso crescendo lo ha capito. E quindi niente, con Yasmin c'è stato questa sorta di chiarimento. Ora sicuramente non andranno a cena fuori a parlare dei bei tempi andati, però comunque c'è un rapporto molto più civile di prima e più amichevole. E oggi ragazzi, in questa giornata nevosa d'inverno, è appena passata la vigilia Capodanno nell'ultimo di San Silvestro, che è andata molto bene, hanno festeggiato un caso, una cosa molto tranquilla. Oggi è il primo giorno dell'anno, Capodanno infatti, e non solo è Capodanno ma è anche il giorno del matrimonio. E ragazzi, voglio mostrarvelo perché lui è passato di età, lui è cresciuto. No, non manifestare qui, ma vieni qui perché voglio mostrarti a tutti. Bene, sta andando a farsi la doccia, benissimo, fa molto piacere questo. Va bene, tu stringi amicizie, anzi, tu studi a sodo. Te hai fame, mia cara Dalia, mi ripulisci tutta sta roba, per favore? Ah, giusto, mi stavo dimenticando del piccolo che adesso fa i capricci. Questo è l'ultimo nato, è il piccolo Greg. Capelli biondi come la mamma, gli occhi non ho ben capito da chi li ha presi, credo da mamma. Sì, no, non lo so, forse, sì, può essere. Non lo so, comunque, questo è il piccolino che è qui che parla con il cane. Guarda, balbetta ancora, carezza, balbetta. Te che stai fando? Ah, ok, bravo. Il gatto era fuggito, è appena tornato a casa. Oh, eccoti, Zach, fatti vedere ai nostri amici Simmer. Eccolo qua, Zach, diventato adulto. È sempre un bell'uomo, va detto. Anzi, secondo me è persino migliorato. Allora, visto che per fare questa giornata dobbiamo pulire, direi che tu puoi usare pulire. Intanto chiama loro a mangiare, poi guarda, svuotami i rifiuti. Poi se qui mi puliste tutto insieme invece di stare a fare uno per volta, a parte che è ancora buono. Quindi guarda, vabbè, ripuliscilo. E ripulisci. Te prendete delle ferie non pagate perché oggi, ragazzi, ripeto, c'è il matrimonio, quindi non possiamo sicuramente lavorare, non ci possiamo pensare.
Bene, lo ha pulito, lui è contento, la vieni qua. E gioca con tuo figlio. Ecco, ci sta usando il pannolone, quindi quando hai giocato gli cambi anche il pannolone. Ragazzi, li ho vestiti tutti per l'occasione, ovviamente. Non posso cambiare il pannolone, va bene. Allora, giocaci e basta. Jade, ok, no. Che bellini. Sono bellissimi. Guardateli che si divertono insieme, padre e figlio. Mi piacciono molto. Che carini. Va bene. La foto gliel'ho fatta, io sono soddisfatta. Tu hai pulito, sì. Bene, dovresti partecipare alla cerimonia festiva. In realtà, anche lui canta sotto la doccia perché non so perché stai puzzando. Mica avrà il ciclo. E invece sì, è il ciclo. Allora non importa, ti fai la doccia, ferma. Basta che ti cambi l'assorbente. Quindi vai, prendi questo. E prendi anche le medicine perché vedo che hai i crampi. Perfetto. Quando hai fatto, ragazzi, andatevene. Ma io vorrei che i figli tornassero a casa. Controllo emotivo, Maribel. Sì, no, gli diciamo prendete il disegno e castigatela. Momento formativo completato. Sì, però vorrei che tornassero a casa prima, sì. Perché insomma, ripeto, oggi è il giorno del matrimonio dei genitori e voglio mandarli alla cerimonia festiva. Quindi partecipo alla cerimonia festiva con tutti. Così completiamo anche questa giornata. Su, tutti fuori, tutti alla cerimonia. Siamo tornati a casa, ragazzi, adesso è davvero il momento, no? Devo fargli una foto. Mi piace questa foto. Ok, è davvero il momento perché alle 15 dovrebbe cominciare l'evento. Il loro matrimonio in una tormenta di neve. Allora, lei potrebbe andare un attimino a sistemarsi, dai, cerca di calmarti, anzi, vai a calmarti perché non ti voglio molto giocoso. In realtà nemmeno te voglio molto giocoso, quindi vieni a calmarti anche te. I bambini magari giocherellato un pochino tra di voi. Diventa partner criminale, dai, perché fuori? In casa no? Affare fatto. Questo mi si sta per congelare. Mimì, che state facendo? Niente, papà, tu vai pure a cambiarti per il tuo matrimonio. Bene, pianifica di scatenare i gerbilli. Ma sì, pianifichiamo di scatenare i gerbilli. Che ne dici? Possiamo fare questa follia? E lui non ce lo vedrà neanche così dispettoso, ma lei assolutamente sì. Giocate di fantasia, vai. Ma non potete stare dentro che è freddo. Che stai facendo esattamente? Metti Greg giù qui. Bene, molto felice, quindi si è calmato. Puoi dargli qualcosa da mangiare perché dai la bevanda, almeno qualcosa da bere. E lei ora potrebbe esprime amore per Zachary, dice: non vedo l'ora che siano, tra un'ora iniziano, ragazzi, tra un'ora saranno sposati. C'è arrivata sua madre, questa è la madre. Allora, abbracciala, è la madre di lei, ovviamente, perché puzzi, mia cara. Guarda, io ti voglio bene, perciò. Voglio renderti felice. Cioè, più che altro toglierti lo lezzo di dosso, mica peraltro, ma. Abbraccia tua madre, dai, lo so che fa schifo, però. Ci siamo, sei nervoso, sì, tantissimo, ma molto felice più che altro, perché sto per sposarti. Però ora mollala, perché facciamo finta che lei si debba preparare anche un attimino. Tu vieni qua, abbraccia i tuoi figli. Non so perché lei ha un poco controllo, gli ha abbassato il controllo emotivo, ma fa niente. Lo continua a fare allegramente verso il vampiro, pur essendo totalmente umano. Ragazzi, nozze sta per iniziare. Andiamo. La bufera, ma vedete che cavolo di freddo c'è, porca miseria. Per fortuna c'è posto dentro perché questo lotto è bellissimo, bellissimo, è veramente meraviglioso. E, però direi che non dobbiamo indugiare molto.
Volevate, ragazzi, che a me una cosa andasse bene? Cioè, figuriamoci. Si stanno sposando così, molto bello. Con lui, buggato. Benissimo. Un bel matrimonio, come possiamo notare. Io su questa cosa stenderei un bruttissimo velo pietoso. Si è buggato tutto qua. Questo lotto è bello, ma strabuggato. Quindi annulliamo pure le nozze, perché è inutile starcene qua e ce ne possiamo anche tornare direttamente a casa. Oh, ragazzi, mi ha contato come matrimonio. Che cerimonia splendida, certo. Come no, proprio una cerimonia splendida. Meravigliosa, non abbiamo neanche potuto festeggiare, quindi guarda, proprio splendida. Fantastica. Non mi potevo augurare niente di meglio, d'altronde. C'è proprio niente di meglio. Non ho parole, ragazzi, io non ho parole. Fa veramente schifo sta cosa, siamo buggati tutti. Bene, il matrimonio più triste dell'universo simmico. Ma vabbè, tant'è, così è andata. Tu per festeggiare il tuo matrimonio farai il bucato. Lei è qui che gioca sul cellulare. Ma la punizione è finita? Ok. E spero che sei tu e badate ai bambini. Lui sta morendo di fame, ha sonno, le ha tutte. No, no, raga, no, no, io non ho parole, no, oggi non è giornata, quando ci sono quelle giornate proprio storte, che cacchio ci fa qui Giuliana? E lei lo vede anche, la vede. No, vabbè, ma non lo portare a letto sto Cristo, lasciamolo qui a morire, ma dai, perché portarla a dormire? Perché portarla a dormire? Non ha senso, no? Ma a dormire da solo, visto che tua madre è deficiente, lei però, però vede Giuliana già. Mi chiede di andare via, cioè, senza tante cerimonie. Non mi interessa perché sei qui, però se puoi andartene, grazie, non sei benvenuta in questo momento. All'una e mezzo a casa nostra. Quindi, per favore, sloggia, grazie. Ciao Giuliana. Sì, effettivamente Giuliana, non hai scelto neanche un buon momento per venire a fare visite, anche fosse amichevoli, però. Bambino, ce la fai a dormire? Ok. Lui che fa da sé, fa per tre, forte di questa teoria, finalmente è a letto. Vai a dormire anche te, che mi sembri veramente rincoglionita quest'oggi. Ebbene, quindi si sono sposate nel modo più brutto, terrificante possibile. Ne sono lieta, come no. Questa si è svegliata, perché? Ma dormi, che vai a giocare con le bambole? È mattina, Mattias è già in piedi, ha fame, quindi lo sto mandando a fare colazione in questo momento. Poi potrebbe anche venire a guardarsi un po' di TV, giusto per passare un po' il tempo. Facciamo il canale per bambini. Ma sei tu che puzzi? No, è questo che puzza. Bene, quindi possiamo buttarlo. In questo punto fermo. Prendi gli avanzi, vediamo se c'è altro. No, il prosciutto no, però. Allora fai un pasto veloce e prenditi della farina d'avena. Lui deve andare a lavorare, oggi lavoriamo. Ripulisci la torta hamburger quando ti svegli. Anche tu vieni a farti un pasto veloce e farina d'avena, va. Allora, ragazzi, visto che è la notte brava, secondo me i nostri potrebbero andarsene a mangiare qualcosa fuori. Portalo a fare una passeggiata, va, che te lo dico, è andato a fare jogging, così almeno è contento. Ma se non lo fai qui tanto, qui non lo fai mai. Teletrasportati qua, chiama il cane e andiamo a fare jogging. Vi aggiungerebbe Kim, almeno magari. Eccolo qui, il piccolino. Allora, cura dell'animale, non chiama da te, ho sbagliato. Vai a fare una passeggiata, jogging, andate, lui sta andando all'asilo, no, ma dovresti andare, vai a scuola, ma perché te non ti fai gli affaracci tuoi, dovevi cagarlo prima, ora lo caghi, lascialo stare, mettilo giù, fate gli affari tua, Dalia, mannaggia! No, giuro, la detesto quando fa così. Cioè, no! Pulisci qua, va. E canta sotto la doccia.
Tutto ciò l'ho andato a fare jogging? Sì, molto bene. Scherzo fallito. Bene, lo scherzo avevano pianificato di riempire tutto con ghibellini, gibellini che quello che sono. Non è andato a buon fine. Lui, dai, su. Tra 3 ore e mezzo, cioè praticamente lui riuscirà ad arrivare alla porta quando sarà ora di tornare a casa, da scuola. Oh signore, questa sta male, butta il cibo avariato, prenditi. Telefono, treatment, menstrual. E anche, non ho sbagliato, fai anche questo. E poi direi che puoi andare a pranzo fuori. Io sì, possiamo andare a pranzo, quindi aspetta ancora, allora buttaci. Molto bene. Tu. Congratulazioni per il tuo matrimonio con Dalia, vi auguro una vita felice insieme. Grazie Giuliana. Basta che stavolta, si resti fuori e tu non faccia lo scemo, mi raccomando, mi raccomando. E dai, ci siamo, stiamo tornando a casa. Lui sta puzzando, ma fa niente. Che cosa devi fare per lavoro? Scrivi un articolo. Anzi, ne devi scrivere 2. Sono le 11:15, quindi abbiamo ancora un pochino di tempo. Quindi vieni a sederti. Carriera. Pubblica la colonna, credo sia questo l'articolo. Ok. Tu lavora intanto, poi andremo a pranzo con sia con lui che con sua madre. Una generosa donazione. Ma va bene, dai. Doniamo. Dobbiamo assicurarci dei voti. 10 però per avere la promozione, scrivere una lettera. Vabbè, intanto direi che puoi tornare a casa a farti una doccia perché puzzi come una cosa disumana. Richiama per favore anche a casa lui. Quando arrivi, dove? Perché l'hai mollato laggiù? Chiami il cane per cortesia. L'hai mollato in così. Fai una doccia veloce. Poi ti prendi il portatile. Ti siedi e mi scrivi una lettera. E poi è andata a pranzo perché altrimenti non ce la facciamo. Tu me l'hai preso quello lì dell'articolo? No. Non l'hai finito, perché sennò non si spiega. Ma sei rintronata, ma cos'hai, ma perché? Oh, è tornato il piccolo. Oh, bravo piccino, mangia. Fai da solo per adesso, scusami, ma io sto un attimo cercando di far fare a tua madre qualcosa di utile nella vita. Dove sono dei giochetti per te? Non c'è niente giù? No, non c'è proprio niente per i bambini. Molto male, molto molto male. Quindi compriamogli subito qualcosa. Cioè qui non ce la facciamo a fare la notte brava perché non riesco a uscire di casa con un bambino piccolo. Comunque c'è un po' da fare, perché lo porti qua? Papà, ho fame. Zach, dagli il cibo. Questo seggiolone è lezzo, tra l'altro, però al momento c'è il bimbo dentro, quindi lasciamo stare. Poi gli dai anche la bevanda, già che tu ci sei, dagli dell'acqua. È andato da mangiare agli animali, perché mi sa che oggi... Riempi e chiama Jax, riempi e chiama Coco, butta il cibo avariato. Te hai finito sta benedetta colonna. Blog di moda. Ma lo sto scrivendo l'articolo. Colonne sullo stile. L'ho scritto. Riprendi colonna sullo stile. L'hai fatto? Oh, conta. Ne manca un altro. Il piccolo sta finendo di mangiare, quindi lascialo stare. Tu rilavora un altro po', dai, scrivemene un'altra. Pubblica la colonna. Ah, perché la deve pubblicare, l'aveva solo scritta. Ho capito. Sono un po' tarda a volte, vi rendo conto. E questo... Fai uscire.
E poi tu ti siedi e mi scrivi sta lettera. Mentre te hai sonno, vieni a farti un pisolino, vai. Dai, il bimbo dorme. Te aspetta, ferma, me ne devi scrivere un'altra, quindi scrivi una colonna sullo stile. E se gli spengi la radio, sicuramente il piccolo riesce a dormire meglio. Due accese poi, non una, due. Fai un pisolino. Bene, voi fate i compiti immediatamente prima di subito. Non ce l'hai i compiti. Non hai i compiti. Dove li hai messi? Quindi vieni a fare i compiti. Anche tu fai i compiti. Forza. Vi metto sotto, ragazzi. Io vi metto sotto. Bene, sono tutti qui impegnati a fare le loro cose. Il piccolo dorme. Che problema c'è, Jax? Perché sei così agitato? Può magari aiutare a fare compiti intanto. Non deve anche andare in bagno, quindi andrai anche in bagno. Se lo so che hai fame, vi vogliamo andare fuori a mangiare. Vabbè, possiamo portarci anche i bambini, perché no? Tanto non paghiamo niente, tra l'altro. Non la fai la brava bambina? Mi ripulisci, per favore. Brava, almeno piatti, ripuliscili. Poi te che dovresti fare qua? Esercitarti nella battitura per 4 ore, quindi ruba il computer a tuo padre. Ed esercitati nella battitura. Tu pulisci qua, che fa schifo. Tu ancora non hai fatto. Però devi ricambiare di nuovo, signore. Un po' troppo, eh? Ok, dovremmo aver completato il lavoro, sì, molto bene. Quindi risiediti, pubblichiamola anche, già che ci siamo. Pubblica la colonna. E, visto che siamo qua, mi condividi anche l'immagine. Ok, ragazzi, mi sono sentita buona, le ho cambiato il look, l'ho sistemato un attimo perché era veramente inguardabile. Allora, il succo d'arancia direi per i bambini, entrambi, sì. Anzi, lui, il succo d'arancia, lei la vedo più da bevanda gassata, non so perché. Brezza marina per loro. Lui invece lo vedo più da vino. Poi potrebbero mangiare l'empanata lei. Lui una samosa. Bel puri loro due. Mentre la nostra cara Dalia potrebbe mangiarsi un tofu saltato in padella. Anche il tagine, ma sì. Carre d'agnello? No. Ok. Dai, sedetevi tutti insieme. Mattias, siediti. No, basta, quante volte devo ordinare? Ordina. Aveva già preso. Ti vuoi sedere pure tu, signora? Mamma? Mamma, ti siedi? Puoi considerare noi amichevole. Guarda, vabbè, vieni a abbracciare tua madre in tutto ciò. Poi rifacciamo che ci sediamo tutti insieme. Tu potresti disegnare sulla tovaglietta e tu pure. Disegnate entrambi, ancora non ho ben deciso chi sarà il mio erede, presumo però che sarà Greg, non sono certa, però complimentati per lo stile. Vi potete sedere insieme perché dovete stare un po' in piedi, dove è andato lui? Allora, parla anche tu con tua suocera, chiedere della carriera. Amichevole, non lo so, chiediamo di un altro sim, chiediamo di sua madre. Cosa penserà di sua madre? Yasmin. Parliamo anche con lui. Cioè, ma allora la mamma quando la vedi, perché ora loro dovranno andare da sua mamma, chiaramente, perché ora è un po' che non vanno a casa sua. Quindi anche tu parla con loro, condividi lo spirito di notte brava. Racconta la barzelletta, una storia buffa a lui, parla anche con lui. Complimentati per lo stile, ma sì. Canta della festività della notte brava, ma sì, canta. Chiede della scuola. E a lei gli chiediamo della scuola. Ok,
per non fare torta a nessuno. Fa la barzelletta toc toc. Con lei flirta però, dai, complimenti, complimentati per l'aspetto e poi mi flirti. Dopo che lei si è pavoneggiata nel cantare. Oh, che brava, il pubblico è invisibilio, vedo. Ciao bella donna però, sua mamma. Gli scusi dell'abito. Ah, aspetta, ma lui deve assicurarsi dei voti, quindi facciamogli fare un po' di carriera politica, già che siamo qui a socializzare. Promuovi le politiche, fallo un Pieri, fallo come vuoi, e assicurati il voto. È tuo suocero, insomma, non vuoi dare il voto a me? Sono il figlio, sono il marito di tua figlia. Quindi ce lo siamo assicurati il suo voto? Non l'ho capito. Assicurati il voto, forza. E va bene, ti voterò. Eliza Pancakes, ma buonasera cara. Senti, promuove le politiche anche con lei, fammi sta cortesia. E anche con lei assicurati il voto, perché ce ne mancano ancora una in totale. Quindi se cominciamo Eliza siamo a cavallo. E ce l'ha da, ci ha dato il voto. Benissimo. Vorrei dire di farlo anche con lui. Promuove le politiche e assicurarci il voto almeno per il prossimo step. Magari ce l'abbiamo già. Te dove sei andata? Tra l'altro no, la maschera no, non adesso. E ha questo gradevole difetto, molto bene. Non deve ricambiare l'assorbente di nuovo, ma veramente è una cosa bestiale, ogni 5 minuti deve cambiarlo. Il cibo poi non arriva neanche a piangere. Ma vabbè, voi continuate pure a parlare. Chiedete la carriera, chiedete come sta andando la sua propaganda elettorale. Condividi dei brillanti con tua madre, lei sta morendo di sonno. Voi tra voi parlate, ragazzi, però, eh? Complimento sincero, buffo, fai lo scemo. E lei, che la vedo un pochino più pepatina, potrebbe fare qualcosa di malizia. Potrebbe fare uno scherzo. Ah no, ma qui pianifica. Pianifica di iniziare una lotta col cibo, vai. E prende in giro per i voti, perché lui è più secchione di lei, secondo me. Qui nel frattempo si sono chetati tutti. Ma ragazzi, ma il cibo arriva qui o niente? È una... Oh mio Dio, cos'è? Questo regno delle ombre alla faccia, che cibo strano. Sì, però ragazzi, vorrei il mangiare. Dov'è? No. Cioè, da qui che arriva il cibo, ormai notte brava è finita. Ok, tutta a cantare della notte brava, ma qui il cibo ancora non è pervenuto, quindi in realtà va bene, non si è capito cosa ci sia da festeggiare, visto che non è arrivata una mazza di niente. Vabbè. Cioè, inizia a essere veramente tardi, più che altro loro hanno fame. Sorbetango.
Poi cavolo, dobbiamo assolutamente fare il raduno del club perché... No, a parte l'ho fatto, cara, mercoledì, mi sembra. Non l'ho fatto questa settimana, sì, a posto. Chi è costui? È Jay? È invecchiato? No! Jay è diventato vecchio. I nostri membri del club sono vecchi. Sì, ragazzi, ma il cibo è davvero, era a parte tutto, perché io se no... Cioè, se mi arriva da mangiare è bene, altrimenti è un casino. Vabbè, raga, qui non sta arrivando il cibo, non arriva niente, di niente, di niente. Io vorrei aspettare un'altra cosa, è avuto successo notte brava, pure senza aver mangiato. Bene, ragazzi, oggi non è giornata, via, lasciamo sto tavolo e andiamo a casa, mangeremo a casa. E in tutto ciò, ragazzi, vi saluto, spero che questo episodio incasinato vi sia piaciuto. Se è così, comunque lasciatemi un like e un commento, fosse solo per pietà, sotto a questo video. Vi invito a iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità e vi do appuntamento alla prossima volta con un nuovo, spero meno incasinato, episodio della Zodiac Challenge. Subsol!